Buon pomeriggio da Franco Biker, buon pomeriggio a tutti amici. Oggi, come ogni giovedì, faremo, come vedete dal titolo, studiamo il giapponese insieme. Quindi, quinta lezione, finiamo di parlare dei sostantivi e inizio la scrittura dei kanji. Faccio vedere come si scrivono i kanji, appunto perché c'è una procedura particolare precisa per disegnare i kanji. Comunque, prima finiamo di parlare dei sostantivi. Allora, adesso iniziamo. Diretta. Ecco qua, sarà diretta. Purtroppo, come al solito, lag un po'. Sempre, io da quello che vedo qua, alla diretta, c'è sempre un 10-15 secondi di ritardo. Anche meglio, forse, sì. A 10 secondi. Sono riuscito ancora a risolvere questo problema, comunque. Spero che faccia più avanti. Comunque, niente, allora iniziamo. Appunto, continuiamo a studiare il giapponese. Adesso mettiamo lo schermo. Ecco. Andiamo a capire. E come detto, prendiamo. Dovevamo arrivarsi l'altra volta i sostantivi in giapponese. Ecco, vedete? Eravamo rimasti, dobbiamo fare i nomi composti. Come ho detto l'altra volta, io uso una grammatica giapponese essenziale, edita da Vallate Editore, un buon libro per principianti. È autoscrivibile e l'ho pagato una decina di euro più di 10 anni fa. Comunque è molto buono. Allora, andiamo appunto ai nomi composti. Adesso leggiamo qua come dice. Allora, i nomi composti sono numerosissimi nella lingua giapponese, caratteristica questa che ha molto contribuito in passato a fare attribuire la qualifica di agglutinante. Si possono formare usando unendo fra loro sostantivi, radici di aggettivi e basi indefinite di verbi. Allora, adesso, andiamo qua. La tavoletta grafica sotto mi dà un po' fastidio, da quella usiamo per disegnare i kanji. Allora, quindi, nomi composti. Allora, lo scriviamo. Togliamo. Il cassetto, allora si formano, unendo, sostantivi, radici, sostantivi, con radici, gli aggettivi, e basi indefinite di verbi. Basi indefinite di verbi. Quando faremo i verbi vi farò vedere meglio cosa sono in base indefinita. Esempi. Allora, scriviamo sempre. Aspetta che non vedo. Ecco, così vedrai perché se no non vedo le righe. Allora, cominciamo con gli esempi. Esempio, primo esempio, Liguria, macelleria. Allora, macelleria. Liguria. Scrive una prova Niku che cade. Niku. Ma poi un attimo che l'ho messo, fa sempre così. Ecco, Hiragana. Niku che cade, lo trovo da solo. Ecco qua. Niku. Niku
negozio. Negozio. Si scrive così. Ya, bermuda. C'è qua. Qua, sì. Ya, ecco. Quindi di cuia, accederia. Adesso lo scrivo qua. Dico, negozio. E qui tutti i negozi giapponesi finiscono IA, quindi per esempio Onya e la libreria, negozio di libri. E tutti, la maggior parte dei negozi appunto hanno tutto IA in finale, basta aggiungere inizio una parola in fondo IA e diventa un negozio. Tipo sake IA sarebbe negozio di sake, vendo IA oggi. Allora, altro esempio. Un altro esempio è la metropolitana. Però così mi viene un po'. Aspetta, facciamo così. Mettiamo la rovescia perché così viene un po' incasinato. Allora, mettiamo così. Macelleria. No, lo scrivo in italiano. Macelleria. Ecco. E qua c'è l'esempio sotto. Così viene meglio. Mettiamo un trattino qua. Metropolitana. O metropolitana. Metropolitana. Si scrive Chikatetsu. Allora, Chikatetsu. Terra. Vediamo se c'è qua. Non è questo. Qua mi dà tutta la parola adesso. E questa però tutta la parola intesa. La dividiamo. C. Terra. Che è parte inferiore. Inferiore. E poi schicco. Scusate, si è chiuso un attimo. Allora, cica. Allora, schiamo un attimo. Terzo, che è ferro. Ferro. Quindi, cica terzo. Cica terzo. Cica terzo. Quindi, citerra, ca inferiore, cioè sottoterra, ferro. Il ferro sottoterra sarebbe terra, vedete? La metropolitana. Altro esempio. Allora, altro esempio, rame, che in giapponese si scrive Akagame, c'è scritto Akagame. Che viene da cane. Cane, che è denaro, denaro, aspetta che ho sbagliato, sono dimenticato, Akai, anzi, prima Akai,
che è rosso. Rosso è, no, ho detto male, scusa. È metallo. Metallo. Cane, metallo. 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 Allora. Adesso scriviamo qua. Akai. Akai. Questo qua. Akai, rosso. E cane. Cane, che vediamo se c'è da solo. Ecco qua. Cane, che è metallo. Quindi Aka, game. Cane, cane, scritto mai più da cane. Ho scritto mai. A cagare. Cagare che rame. Appunto, metallo rosso. Acai rosso, cane metallo, metallo rosso. Un altro esempio. Ricco. Ricco, cioè persona ricca. Essere ricco, cioè. Cane moci. Cane moci. Allora, cane moci. Scrive sempre con cane. Denaro. È lo stesso kanji, sia denaro che metallo, è lo stesso kanji. Cane. Sia per metallo che per denaro si usa lo stesso kanji. Appunto perché metallo, una volta denaro è fatto di metallo, quindi di oro, quindi oro, argento, quindi denaro deriva da metallo, metallo prezioso. Allora, in questo caso, detto, denaro, denaro, e moci. Moci, vediamo se c'è il kanji giusto. Per cercare qua, e come vedremo, vi spiegherò di kanji. Ci sono kanji che vengono pronunciati in vari modi, appunto, stesso kanji, quindi quando si scrive una parola vengono fuori kanji diversi. Questo qua, sì. Ecco qua. Moci. Moci. Da mozu. Da mozu. Mozu. Che avere. Avere. Su verbo mozzo, vediamo da qua. Schiamo qua. Mozzo, ecco qua. Quindi cane moci, appunto, avere denaro, quindi essere ricchi. Schiamo, e così si capisce. Allora, andiamo. Avere denaro, essere ricchi. Essere ricco, ricco. E questo appunto sono esempi di nomi composti. Ora leggiamo qua sempre la grammatica. Allora, si nota in particolare quest'ultimo termine formato da due parole. Lui è giapponese e quindi, no? Quindi con pronuncia kun, dopo vedremo appunto sui kanji. Vi spiego meglio che sono le varie pronunce. Kun sono la pronuncia di parole di origine giapponese, mentre on è parole di origine cinese o straniera, cinese soprattutto. Quindi ogni kanji ha come minimo due pronunce, non tutti, alcuni magari hanno una pronuncia sola perché sono solo parole giapponesi, come purtroppo vedremo. Come struttura sostantivo del verbo tipico giapponese,
Così si comporta anche Harakiri, famoso Harakiri, una delle prove più famose che esistono qua in Giappone. Suicidio mediante il taglio del ventre, da Hara ventre e Kiri, da Kiri, tagliare. Ora scriviamo e vi faccio vedere. Harakiri. Allora, scriviamo. Suicidio rituale. Suicidio rituale. Harakiri. Harakiri. Che però ha un'altra pronuncia, adesso vediamo che c'è due pronunce. Allora, abbiamo messo qua. Facciamo così che si vede meglio, ecco. Facciamo tutta la pagina qua, ecco. Allora, Harakiri è composto da 7 appunto taglio del ventre, da Hara che è ventre e Kiri da Kyu che è tagliare. Quindi Hara ventre. Io tagliare, tagliare, adesso scriviamo il Kanji, allora, vediamo se c'è, che quasi manco c'è, allora vediamo se c'è, se lo trovo. No, dai, dovrebbe essere questo qua. Ah, vente. E chi? Allora, un attimo. Se c'è chi? Da chi? Questo qua, chi da chi io chi io trovo meno da dove ecco qua chi io tagliare quindi da chi lo scriviamo attaccato. Questo è il taglio del vento, che però è la lettura giapponese, dalla parola giapponese, la lettura kuna. Quindi, lettura, sbaglio sempre a cambiare, lettura kuna, codice giapponese, scriviamo. Codice giapponese. Mentre lo stesso concetto si può dire anche seppuku. Ma leggiamo qua cosa dice. Esaminiamo ora il termine seppuku, che significa sempre suicidio mediante il taglio del ventre, ed è formato dai stessi kanji, sono gli stessi. La differenza consiste nella pronuncia kun giapponese nel caso di harakiri e hon cinese, hon nel caso di seppuku. Quest'ultimo è formato da setsu, pronuncia hon di kyu e fuku, pronuncia hon di hara. Setsu fuku diventa seppuku per ragioni eufoniche. Si nota la costruzione cinese, in cui i due termini che formano la parola composta seppuku sono disposti prima il verbo e poi il sostantivo, e cioè in modo inverso rispetto a harakiri. Infatti seppuku, scusiamo, allora mettiamo, seppuku,
Sempre 10 punti rituale male parentesi a allora. Tua on quindi origine cinese e si scrive appunto si scrive contrario da setsu e da fuku. Setsu. Allora, vediamo se viene. Vedete? È scritto al contrario. Cioè, se qua è harakiri, e qua è senso più fu, seppu. L'ho scritto sopra, vediamo. Seppu, appunto. Perché inverte la lettura. Mentre qua mette prima ventre e poi il verbo tagliare, ventre tagliare, qua invece mette tagliare ventre, cioè prima il verbo e poi la parola. E in cinese mettono, fanno così, mettono prima il verbo e poi la parola. Vediamo, ora dice sempre sulla grammatica. Ebbene pure ricordare che tra i nomi, al di là del loro significato letterale, hanno a volte usi diversi legati alla storia e alla cultura del Giappone. Per esempio, seppuku è la versione addolcita della harakiri, precisamente il seppuku. Infatti qui c'è anche una distinzione per quello. E si usano due termini. Uno dice perché si usano due termini. Sono la stessa parola, si potrebbe usare una sola. Invece ci sono due differenze. Perché il seppuku è la versione addolcita della harakiri, precisamente il seppuku dopo il suicida si è conficcato la spada nel ventre, un seguace gli taglia la testa con colpo della sua spada. Questo rituale è stato per esempio applicato nello spettacolo del suicidio del famoso scrittore giapponese Mishima. Infatti invece nell'Araki uno si infilza il vento e basta muore. Invece qui c'è la sestetta che gli taglia la testa per evitare di soffrire. Tanto facevano così ai tempi dei samurai. E questi sono i nomi composti. Esempi di nomi composti. Ora ci sono i nomi alterati. Alterati leggiamo i nomi alterati. Esaminiamo poi i nomi alterati, cioè gli accrescitivi e i diminutivi, che in lingua giapponese trovano un largo impiego, come cioè, come da noi, insomma, appunto accrescitivi e diminutivi, no? Come esempio, se posso fare in italiano, il pane. Panino, un piccolo panino, un panino, oppure una cassa, un cassone, una grande cassa. Adesso ho fatto due esempi stupidi giusto per capire. Allora, quindi gli accrescitivi. 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 Aspetta, questo lo lasciamo. Diamo esempio. Allora, aggiungendo il prefisso ho allungata ho ai nomi prettamente giapponesi. Tale prefisso non è altro che la radice della pronuncia kun del kanji oki grande. Poi faccio vedere. Allora, quindi aggiungendo, aumentiamo. Aggiungendo il prefisso. Allora, di forma
aggiungendo il prefisso prefisso allora ci vuole la O, questa qua. Allungata, questo cerchiamola, dov'è? Eccola qua, previsto O, io mi giapponesi, vai, nomi giapponesi, O, e si scrive così. Allora, vediamo un po' solo da. Vai, dove? Meno da. Non riesco a trovarlo. Ci deve essere. Oh, che non c'è. Forse scrivendo così. Oh, c'è. Ecco questo qua. Guarda. Oh. E questo. Oh. Questo è O. Oh. Allungato. Prefisso appunto che la radice della pronuncia kun del kanji oki. Diamo tra parentesi. Radice del kanji. Radice del kanji. Ok. Ecco qua. Quindi per scrivere Oki sulla O, sulla tastiera si scrive OU, ma O dopo due volte O. Allora, vediamo esempi. Allora, esempio, vediamo. Grande bocca Oguchi. Allora, aspetta, scriviamo come qua. Allora, Uchi. Uchi. Però da questo. Eccola qua. Uchi. Grande bocca. Takuchi, che è bocca. Bocca. Orame che è pioggia abbondante. Adesso scriviamo così facciamo prima. No, qua. Orame, se c'è. Adesso scrivo dopo. Vi dico. Okaze, il vento. Allora, questa è, abbiamo detto, naturalmente qua con la O allungata, vediamo, metto quella maiuscola per fare prima, no. Allora.
Adesso perché? Ah, perché c'è. Ciao. Okame. Oame, anzi, oame. Pioggia abbondante. Pioggia abbondante. Da. Ame, pioggia. Ame. Io. Pioggia. Ame, pioggia. E vento, forte vento, occasi. Case, forte vento, da, case, vento. Allora, scriviamo anche il kanji, uji, ame, la pioggia, e case, che vento. I kamikaze sono, che voglio dire, vento divino, perché kami è Dio, e kaze è vento. Kaze. Kaze koko. Poi, aggiungendo il prefisso tai o dai, cioè una delle pronunce on nello stesso kanji, yoki, ai nomi di origine cinese, ad esempio, Dai Butsu, il grande Buddha. Allora, appunto sempre lo stesso concetto. I nomi giapponesi si aggiunge O e diventa appunto accrescitivo. I nomi di origine cinese invece Dai. Dai che però si scrive sempre lo stesso kanji, quello che si pronuncia, appunto la pronuncia cinese. Adesso, andiamo qua, diciamo così. Aggiungendo questo, dai, 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 c'è del kanji, ok, con lettura, con lettura. Cinese, cinese, ai nomi di origine cinese, origine cinese, ad esempio, Dai Butsu, allora scriviamo qui, si è aperto, allora, Dai Butsu, Dai. Butsu, attaccato, dai Butsu, grande, butta, dai, Butsu, andiamo a salutare, qua, dai Butsu. Dai Butsu, qui dice come con questo nome vengono indicate le colossali statue di Buddha esistenti a Nara, Kamakura, un'altra località in Giappone. È formato da Butsu, pronuncia on del kanji Otoke, pronuncia kun di Buddha, e dal prefisso dai. Così anche dai Gaku, università. Viene da Dai più Gaku, pronuncia on di Manabu, studiare. Tutte queste pronunce diverse, adesso facciamo anche l'esempio. Allora, Dai Gaku. Dai Gaku. Dai Gaku.
Università. Università. Dai. Dai. Più. Gaku. Pronunciavano di Manavo. Pronuncia con di Manavo. Studiare. 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 E questi sono i nomi altri, i nomi accrescitivi. Ora vediamo i diminutivi. Anche qui ci sono lo stesso concetto, quindi ci sono. C'è stato un attimo un problema, è caduto OBS, si è interrotto, è caduta la linea. Caduto un attimo, riprendiamo. Si è interrotta un attimo la connessione. Allora, come dicevo, a proposito, non ho messo, adesso finisco qui proprio, ve lo dico. Allora, quindi, questi aggiuntivi, poi ho i diminutivi, i 12, cancellato. Allora, dietro, dietro. Che fa così? Ah, ecco perché. Un attimo. Devo togliere. Ecco. Sì. Ma che succede? Un attimo. Funziona da sera. Ecco, un attimo. Ah, ecco qua. Un attimo. Ah, GG dove è fisso. Ciò. Lo stesso però. Anzi, per trovare show con la O. Sta qua. Se la troviamo, minuscola qua. Show. La pronuncia on. Del kanji, sempre del kanji, ci sai. Kanji, ci sai. Aiomi. Di origine cinese. Aiomi. Di origine cinese. Allora, facciamo esempio. Shogakko, scuola elementare. Allora, si apre sempre. Allora, scriviamo qua sempre questo coso. Show. Con la lettera allungata, Shogaku, scuola elementare, scuola elementare da, scriviamo qua, se no, sempre ripete qua. Da show più Gaco e scuola scuola. Ora scriviamo il kanji show, eccolo qua, show Gaco punto scuola elementare. Lascio, vediamo se lo dà, show, non lo dà sicuramente, mettiamo qua, show, Yugako, vediamo se lo dà, ho scritto male, Gako,
da. No, da. Scritto da. Gacco. Gacco. Scriviamo. È un casino qua. Allora. E questo è scuola elementare. Allora, un attimo che faccio un attimo pausa, che non vi ho detto le cose, le devo mettere all'inizio, che non ce l'ho messa. Allora, l'ho detto all'inizio che non ho postato i link, quindi io ancora qui sono, faccio queste live su Twitch, ma non sono affiliato ancora, quindi non sono affiliato su live su Twitch, quindi che controllo così. Dicevo, non sono affiliato su Twitch, quindi da cui non guadagno niente, quindi per chi mi vuole sostenere può acquistare il mio libro, metto qua il link, su Amazon. Anzi, qui c'ho, oggi c'ho problemi al computer. Poi c'è il canale YouTube, naturalmente. E la pagina Facebook. Metto il link. Mi è dato un altro che mi ha dato, mi ha dato il stand by il computer. Che cosa è successo? Scusate un attimo, ma oggi c'è un po' di problemi qua. Qua connessione, non so. Se si vede, ecco, allora, si dovrebbe vedere adesso, sì. Allora, come dicevo, se volete seguire, c'è, cioè, è stato postato un attimo. Ha messo? Sì. Tanto, scusate, ma ci sono dei problemi con il video. Allora, riprendiamo. Allora, questi sono i nomi, appunto, alterati, gli accrescitivi e i diminutivi. Tanto che, come sempre, l'H, ecco, le altre immagini. Ora, i nomi, l'ultima parte, i nomi, finiamo la prossima volta. Poi cominciamo i pronomi. Adesso voglio cominciare un po' a fare dei kanji, a disegnare i kanji. Quindi qua abbiamo chiudo e vi faccio vedere. Apro un attimo. Guardate che qua cambio. Ah, tagliamo.
Adesso uso la tavoletta grafica. Faccio vedere un po'. Appunto quel discorso di della pronuncia. La pronuncia dei kanji. Vi leggo un pezzo che c'è scritto qua sul libro che ho dei kanji. E dice allora. Allora, i ideogrammi cinesi erano infatti poco adatti alla trascrizione della lingua giapponese, e il proprio giapponese ha dovuto sottoporsi a uno sforzo sovrumano per parecchi secoli per arrivare ad un sistema di scrittura con un minimo di coerenza. Quindi, i kanji generano i kanji fonetici, i kana fonetici. In caso ottengo diverse pronunce di kanji. Allora, il kanji serve a scrivere una parola indigena. E si dice allora che viene letto secondo la lettura kun, appunto, ci sono parole giapponesi che si scrive la lettura kun. Nei dizionari dei kanji, questo è importante, le letture kun sono indicate complessivamente in hiragana, o se sono trascritte in trascrizioni in italico, minuscolo. Seguiamo quindi, possono quindi essere diverse le letture kun per uno stesso kanji, perché diverse parole possono corrispondere alla stessa idea, o anche la stessa idea può essere. Può esistere sotto forma di nome, verbo, aggettivo. Invece nel kanji usato con la pronuncia cinese adattata, infatti perché non è la pronuncia cinese, ma appunto adattata al giapponese, si dice allora che la lettura di on, nei dizionari di kanji, le letture on sono riportate per le convenzioni in katakana, o se sono trascritte in trascrizioni in maiuscolo. Anche qui possono esserci più letture on dello stesso kanji, perché le parole possono essere state per prese dai giapponesi in diverse epoche, il cinese si è trasformato e sono arrivati da diverse parti della grande Cina, quindi da dialetti diversi. Tutta questa complicazione che c'è, già i kanji sono difficili da ricordarsi, però c'è anche questa differenza tra la lettura, infatti sì, se comprate un dizionario, c'è un dizionario di tutti i kanji giapponesi, ci sono sempre varie letture, appunto in on e in kun. I vari significati. Poi faccio vedere un'altra cosa importante che è come si scrivono i kanji, perché c'è un modo particolare per scrivere i kanji, proprio una convenzione per scrivere ogni singolo kanji. Faccio vedere alcuni kanji come si scrivono. Allora, innanzitutto, i kanji si tracciano dall'alto in basso, appunto ci sono modi particolari per scriverlo. Non si può scrivere così come vede il kanji, lo scrive come gli pare, proprio disegnato in un certo modo. Allora, vediamo un po'. E scrivo qua, ecco, ho fatto la prova a vedere se scriveva, perché io col pennino non è che, ecco, allora faccio un esempio, alcuni esempi, iu, verbo iu, significa dire, si scrive così, ho vari tratti, allora, va così, vediamo qua, uno, poi, 2, 3, 4, 4, poi si fa così, 5, poi questo 1, poi questo fa un dato solo 6. E 7. Adesso mi è venuto un po' male, però ci riproviamo a scrivere. Allora, così. Adesso scriviamo meglio. Così. Tratti vanno contati, l'importante è sapere il numero dei tratti, perché sui dizionari si trovano appunto cercando, sapendo il numero dei tratti, uno cerca il numero e trova subito il coso. Questo è iu. Adesso scrivo il hiragana. I. Io sarebbe dire, vuol dire, ora c'è un altro, Yorokobi, gioia, faccio vedere come si scrive, sempre dall'alto al basso si scrive, allora andiamo qua giù, dato che col pennino non è tanto facile, allora così, due,
scende. Adesso attualmente è un variante poi ci si vende molto. Ho sbagliato. Vai dietro. Non mi clicca. Non mi clicca. Ma non clicca. Allora. Rifacciamo. Così. Sì. Va così. Il quadrato si quadra, insomma, quando si scrive un kanji si fa sempre così. 1, 2 e 3. Non sono 4. Sì, sono 3 segni. Si conta 3 segni. Cominciamo, prendiamo qua. Chiudiamo. Così. E poi di nuovo. Adesso qui è venuto un po' così, sarebbe molto più stretto, come ha scritto, molto più stretto. E questo è Yorokobi, gioia. Adesso scriviamo Hiragana. Allora, io un attimo qua, c'è. Attimo, sto cercando una cosa che non trovo sotto mano. Avete visto la prima puntata che ho fatto vedere appunto come si scrive vari l'alfabeto, le prime due puntate l'alfabeto Hiragana e Katakana. Questo è Hiragana. E questo è Yorokobi. Un attimo che, un secondo che prendo una cosa che sembrava avere qui sotto mano, invece non ce l'ho. Un attimo, un secondo, faccio su. Scusate, adesso sono tornato e niente che c'avevo. Cerchiamo. Documento, mi serviva per scrivere qua. E non c'avevo sotto mano. Allora, altro esempio. Allora, vediamo un altro esempio. Poi, i kanji si scrivono sempre da sinistra a destra. Anche se questo può sembrare un po' strano perché già poi si legge da destra a sinistra, poi si disegna o i kanji da sinistra a destra. Ora, un altro esempio è un esempio di questi kanji. Kawa, fiume. Kawa, sono solo tre tratti. Così. Questo è il fiume Kawa. Allora, scriviamo. Hiragana.
Lava. Fiume. Un altro. Rei. Esempio. Esempio. Rei. Si scrive sempre da sinistra a destra. Allora, vediamo qua. Scriviamo qua su. Ecco. Allora. Sempre contare. 3. I tratti. 4. Questo è un tratto 5, 6 e 7 e questo è Ray. È venuto malissimo a scrivere con il pennino della topace. A disegnare si maschile. Poi scriviamo. Esempio. Quanti tratti sono sempre di gente qui dal dizionario che ho io nella scrittura kanji. Quando i tratti verticali e orizzontali si incrociano, si tracciano qui, ma i tratti orizzontali, sempre rispettando i due principi precedenti. Ecco, prima sempre i tratti orizzontali. Quindi esempio. To, o giù, cioè 10. 10 si scrive così. Così. Prima così, e poi così. Prima il tratto orizzontale, poi quello verticale. Sempre. Un altro esempio. Vediamo qual è l'altro esempio. Fu, gli sarebbe marito, uomo marito. E si scrive così. Allora, questo è giù, vabbè. 10, giù. Scriviamo. Un attimo, sto guardando. Poi dicevo fu, cioè marito. Così. Uno. Due. I metati orizzontali. Poi quelli verticali. E quattro. Quattro tratti. E questo è fu. Marito. Quando un kanji si dispone simmetricamente intorno a un elemento centrale, questo va tracciato per primo. Quindi come abbiamo visto prima, piccolo, chi o ko, si traccia, sono tre, tratti, si traccia, prima, quello centrale, va bene, qua giù, prima quello centrale, e poi quei due laterali, così, e questo è C, o ko, dipende dalla lettura. O anche short, dipende poi da come lettura, ci sono varie letture. Adesso scriviamo qua per fare prima. Altro esempio, chi o moku, albero. Scriviamo qua su, cancello tutto, sono qua. Allora vediamo. Questo, poi così, così, questo è chi, o moku, moku anche la parola
Jovi, che giovedì, dopo vedremo un giorno i gomiti dei vari giorni della settimana, che ogni giorno ha un significato particolare. Allora, chi? Scriviamo chi? Adesso mi è venuto, sto scrivendo, però sto ovviamente, ma non c'è. Adesso cancelliamo tutto. Esempi, altri due esempi c'entrano, sì. Questo è un po' grosso, lo scriviamo qua. Allora, altro esempio. Tanoshi, gradevole, aggettivo. Allora, scriviamo, vediamo, dobbiamo scriverlo qua. Allora, uno, due, tre, quattro, 5, e 13, 13 tratti. E questo è Tanushin, cioè gradevole. Allora, scriviamo Yagana. C'entra, scriviamo il piccolo. Un altro. Cuci, bocca, che abbiamo visto prima. Andiamo, scriviamo qua. Ci entra. Scriviamo qua. E questo punto è facile, che così, come dicevo prima. Sì, due. E tre. Tre estratti solamente. Cuci. C. Uci. Vediamo l'ultimo, un esempio. Ah, qui il punto diceva, il quadrilatero si traccia con tre tratti, come dicevo prima, è molto importante per il calcolo dei tratti, molto importantissimo. Se uno sbaglia a calcolare i tratti, poi non trova il dizionario, quindi si trova sempre 1, 2 e 3, mai 4. E attento, sbaglia il numero dei tratti, uno non lo trova nel dizionario. Dal punto di vista di kanji è diviso anche per numero. Il numero di tratti c'è chi. Numero, so, ad esempio, un kanji di 7 tratti, vai sull'elenco di 7 tratti e io trovo. Ah, poi, quando all'interno di un quadrato compaiono altri tratti, il tratto che chiude il quadrato in basso va tracciato per ultimo. È un esempio di kuni o koku, che vuol dire paese, cioè nazione. Va così. Allora, qua. Uno, scriviamo in grande, se no, due, poi dentro, quattro, cinque, sei, sette, e poi si chiude, otto, e questo è Q. Allora, Q, o anche Koku, ho due pronunce, la pronuncia Hon, cioè quella giapponese, e la pronuncia Kun, quella cinese. E questo abbiamo visto come si scrive i kanji. La prossima volta vedremo come si scrive meglio anche la cosa importante per trovare i kanji sui dizionari. Sono le chiavi. I chiavi di kanji, perché ogni kanji ha o anche radice chiamata. La radice dei kanji, appunto, ci sono alcuni tratti distintivi che vengono ripetuti in vari kanji e sono appunto simili.
anche se in parte dopo cambiano, quindi questo vedremo meglio la prossima volta. Niente, ormai abbiamo fatto ormai 20 e anche per oggi abbiamo finito. Un attimo. E niente, allora, spero sia stato utile questa nuova lezione giapponese. La prossima volta finiremo i nomi e insieme i pronomi e continueremo a vedere appunto magari le radici dei kanji e continuare a disegnare, a vedere come si disegnano i kanji. Appunto, come ho detto prima, ricordate che per sostenermi potete acquistare il mio libro su Amazon, è un ebook, c'è la versione cartacea, sono ebook, sono 5 euro, quindi poi dopo quando potrò essere affiliato a Twitch, potete abbonarvi e subare, comprare sub. Poi ricordo appunto il canale YouTube dove pubblico i miei video, le uscite che faccio in bicicletta, l'ho pubblicata l'altro giorno, l'ultimo altro giorno. E presto, adesso, in questi giorni, comincio a pubblicare anche le live che ho fatto qui su Twitch. Le prime che ho fatto, comincio a pubblicare tutte anche su YouTube. E poi, appunto, la pagina Facebook del video Taco Bike. E niente, allora, ci vediamo martedì prossimo quando parlerò con lui martedì di manga, gli autori manga. E a giovedì continuiamo con le lezioni giapponesi. Quindi arrivederci a tutti. Da Taco Bike. Alla prossima.